suonare un'altra volta. In questa villetta alla periferia di Milano abita un ex dipendente di Antonio Di Fazio. I cani ci sono. Si chiama Mauro Russo e da giorni tento di parlargli, perché Russo non è una persona qualsiasi. Quelle che state vedendo sono le immagini del suo arresto. Era il 2012, gli inquirenti gli sequestrarono beni per 20 milioni di euro e Russo finì in carcere per associazione mafiosa e trasferimento fraudolento di valori. Poi, nel 2019, poco dopo essere uscito di galera, Antonio Di Fazio lo assume alla IFA ISRL, un'azienda farmaceutica di sua proprietà. Ecco qui, Global Pharma. Non ci sono più indicazioni della IFAI SRL, l'altra azienda di Di Fazio, di cui era dipendente Mauro Russo, ma il civico a cui corrisponde l'azienda è proprio questo, quello della Global Pharma. In questa stessa sede, secondo una ricostruzione del Fatto Quotidiano, si sarebbero presentati anche uomini dei Mancuso, una potente cosca di 'ndrangheta con cui Di Fazio si sarebbe indebitato per centinaia di migliaia di euro. Cosa ci facesse però un condannato per camorra a libro paga di Di Fazio? Alla fine siamo riusciti a farcelo dire in esclusiva dal diretto interessato. Come si è comportato bene? Non mi ha detto sei un camorrista, ti voglio aiutare a inserirti. Cosa faceva la IFAI per riuscire a inserirsi? Che lei di farmaceutica non sapeva nulla. Anche se bisognava pulire il cesso, non solo ora per pulire il cesso, anche a terra se bisognava lavare, anche se bisognava. Quindi lei faceva, era un factotum dell'azienda. Ma è possibile che facesse tutti questi milioni con un dipendente, sta ditta? Sta dipendente ero solo io, Russo Mauro. Quindi lei era l'unico dipendente della IFAI? Ah, in amministrazione, sì. Ah. Per cui anche se avevo accesso, diciamo, a qualche conto, per dire, era regolarissimo. Cioè qualcosa di amministrativo, non ho capito? No, ma non è materia mia, perché io sono il... ignorante, si figuri. Beh, lei ha fatto l'imprenditore, certo, Russo, cioè i conti li saprà fare, no? Ma sono stato imprenditore, ho avuto, diciamo, un'azienda che costruiva slot machine a livello nazionale, però è un altro settore. Com'è che vi siete conosciuti con Di Fazio? 10 anni fa, dal 2006, io avevo attività, io avevo l'organico comunque, quindi chi frequenta Milano non è un problema conoscere Di Fazio, aveva le sue buone amicizie. Insomma, nell'alta società, diciamo, quella imprenditoriale, quella ricca. Sì. Ma lei, Di Fazio, questo personaggio che poi sulle donne ha avuto... Lei aveva mai percepito qualcosa, intuito qualcosa? Assolutamente no. Una persona sempre educatissima, sensibile, timido. Quindi, insomma, il contrario di quello che è emerso. Assolutamente sì.